Buonasera da Globus Television, Margherita Montalto. Grande attesa qui al Teatro San Giorgi per la presentazione del libro del famoso scrittore cileno Luis Sepúlveda, che questa sera presenta in anteprima nazionale il suo ultimo romanzo intitolato La fine della storia, un libro che si anima tra il Novecento e il periodo quindi delle dittature. È un romanzo, tra l'altro, che muove anche tra le righe di una grande emotività che è quella quasi autobiografica, ed è autobiografico. Chiaramente questa serata non è semplicemente rivolta alla presentazione di questo libro, ma a Sepúlveda sarà conferito dall'assessore al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana Anthony Barbagallo il premio Sicilia. L'assessore ha voluto fortemente i paesaggi di mare, progetto di punta di una innovativa azione di turismo culturale che intende incrementare la destagionalizzazione dei flussi turistici. Siamo con Alberto Bilà, che ha da poco intervistato Luis Sepúlveda. E che impressione ha avuto questo contatto così internazionale, che tra l'altro si muove in un ambito storico tra il Novecento e anche momenti di assoluta autobiografia, è incastonato in un periodo come questo? Ma il personaggio è di una importanza e di un rilievo internazionale, è uno degli autori più amati in tutto il mondo e particolarmente in Italia. Questo è un romanzo in cui lui torna al racconto di una storia dopo le favole, ed è un romanzo molto intenso, a tratti anche molto duro, che ha il pregio di fondere la storia vera del Novecento con un personaggio di fantasia che è Belmonte, che in realtà è un personaggio che si ispira fortemente alla sua vita privata. Sepúlveda è stato incarcerato durante il regime di Pinochet, è stato torturato. Il protagonista di questo libro non a caso subisce le stesse sorti. La moglie di Sepúlveda a sua volta ha subito le violenze e le torture di Villa Grimaldi, e la protagonista femminile di questo libro altrettanto, ed è quindi strettamente connesso alla sua vita privata. Questo è forse, insieme a un altro libro di 20 anni fa, uno dei suoi libri più personali e più intensi. Bene, quindi praticamente è passato a toccare quelle sono le corde più sensibili in questo libro, di quello che è, diciamo, il sentimento tra le dittature, tra le situazioni anche sentimentali ed emotive che si muovono in queste note. C'è molta storia, c'è thriller e c'è anche una storia d'amore molto profonda, che è questo legame che lui ha con la sua compagna, che nel libro si chiama Veronica, ed è essenzialmente, in un tratto in particolare, una pagina e mezzo in cui lui descrive questa storia d'amore, è evidentemente una dichiarazione di amore invece a quella che è la sua reale compagna, quindi credo che sia un buon mix. Il personaggio è di una levatura tale che è ovviamente un onore e un'emozione averlo conosciuto. Grazie. Grazie a voi.